Sogno comico. Scusate amici, ma visto che dobbiamo fare questa cosa molto sofisticata di deviare il segnale, ero molto impegnato in una cosa veramente difficile. Mi stavo lucidando le scarpe, praticamente, che poi non si vedono, però purtroppo mentre craccavo questo segnale mi sono sporcato con i fili e quindi noi siamo qui, noi di Sogno Comico, per parlarvi della realtà che ci circonda. Amici, noi siamo qui per entrare nelle vostre case ed illuminarvi su quello che succede nel mondo. Noi siamo qui e mentre c'è qualcun altro che non è più in televisione quella normale, per esempio Maurizio Costanzo, adesso lo hanno trasferito, fa i programmi sulla rete satellitare. Mi sono chiesto perché, poi sentendolo parlare, Boni la barta, come parla lui, mi sono detto ecco perché sulle reti satellitari. Perché ormai per capirlo quando parla serve il decoder, capito? Questo è il vero motivo. C'è un altro che parla ancora peggio, è quello con cui ci dobbiamo purtroppo collegare quest'oggi. Sto parlando di Alvaro il parcheggiatore. Eccolo qua. Siamo collegati, eccoci qui col parcheggio. Aspetti che entrava una chiave, mannaggia. Ma che sta facendo Alvaro? Ma sempre, ha sempre qualcosa da fare, qualcosa da invece di lavorare. Sto a lavorare, eh. Ah, sta lavorando, quello è il lavoro? No, è arrivato un amico mio, se deve fare una macchina, allora gli devo dare la chiave. Come si deve fare una macchina? Lo sa benissimo. Ma che lo sa benissimo, ma lei non può dare questi messaggi. Lei è un parcheggiatore, si deve occupare delle macchine, deve badare alla sicurezza delle macchine. Appunto, mi deve portare via sta multipla che se poi guardare, gli ho detto ma la rubi che... Ma la smetta, ma non può far rubare le macchine, che poi verranno scusi e poi la multipla... Poi gli ho fatto una foto col cellulare, il cellulare si è scaricata la batteria. Ah, si è scaricata la batteria? Sì, sì, proprio ha fatto così, ciu, si è chiuso proprio. Ma certo. Nera, ho detto vieni a vedere che macchina che ho e ne fa... Certo. Poi la multipla ce l'ho anch'io. Poi con i cellulari oggi si fanno anche le foto, è una cosa bella, lei magari fa le foto sul lavoro, foto, i filmini, ti svegliano la mattina, ti fanno dormire, ti mettono a letto, c'hanno... Alvaro, senta, ma la video... Vanno a portare il cane a piscia fuori, ma la smetta, la smetta! Il giornale, è sempre il solito esagerato, eh! Infatti si chiamano telefonini di terza generazione, lo sa perché? Perché? Perché costano una cifra, per finirli ci sono tre generazioni a finire. Ma la smetta, ma per favore! Piuttosto, parlando dei telefonini, lei ce l'ha questo videotelefono? Sì, 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 l'ho rubato l'altra settimana. Ma come l'ha rubato? Ma lei lo doveva comprare! Con tutti i soldi che prende dai clienti si comprava il videotelefono. Ma chi compra più niente qua? Qua sì, è uno scambio, siamo diventati al medioevo, io do una cosa a te, tu mi dai una cosa a me. Beh, il baracco. Me lo dà 3 euro di parcheggio, ho preso il cellulare. Ho capito, ma 3 euro contro un cellulare che vale anche molti soldi, voglio dire. Peggio per lui, cioè, perché, forse te li vai a cambiare, capito? Che certo. Dice, non ce l'ho, spicci, mo te spiccio io a te, bello. Ma la smetta con questo... Allora, detto, basta più con una telecamera, qualcosa, così se vediamo... Certo. Infatti, detto, mi serve da arredare salone. Non mi paga più il prossimo parcheggio, così mi faccio casa. Abbiamo finito? No, eh? Dicevamo, questo qua per esempio è bello, questo gliel'ha preso, certo non si può bello. Dire, non si può dire in televisione, però noi diciamo quale, è quella della Paris Hilton. Ah, certo. Quella... Ma non faccia gesti! Ti ma... ricarico io, via qua che bella, poi ti ricarico io attendo che... Te li vuole ricaricare. Certo. Vabbè, comunque. Comunque è comodo il videotelefono. Per me ecco, io mi trovo bene, devo dire. Si va bene? Sì, esce sì, sì. Pure la sera. Cioè, bene, certo, bene, certo. Bene. No, l'unica cosa, perché si chiama tre? Perché questo si chiama? È un dubbio che è venuto a molte persone. Ho capito, ma quello adesso non faccia perché pubblicità. Perché si chiama? Mi risponda. Non faccia pubblicità occulta. Lei fa 2000 domande a me. No, lei fa pubblicità occulta. Quello è un nome, una marca, basta. Ma perché tre? Non lo so. Perché ci vogliono 3 ore per fare una telefonata. Ma la smetta! E poi ogni volta che pia la linea, ogni 3 minuti ti casca lì, è tutto 3, capito? Ah certo, capito. Anzi che parla bene con uno, devi fare 3 telefonate, perché parli a un altro, gli spieghi le cose, poi gli ridice, tutto 3, capito? Abbiamo finito. Ti ricarico. Ah, la smetta con questi gesti! Paris Hilton. Ma lei è un pazzo, quale Paris Hilton? Oh, Maria della Mazzata, Mazzata che macchina, fammi una... Ma dai, niente, vabbè, che diciamo? Allora io vi saluto diciamo perché ho 2-3 clienti. Ma che ci saluta? Faccia una cosa, lei deve lavorare, quindi mi faccia una cortesia, siccome c'è la mia multipla lì in zona, gli dia un'occhiatina, eh? Io ti do fuoco a sta macchina, ma la vuole smettere, se ne vada, che vada a fuoco! L'ho dipinta da blu così ci mettono dentro le cosce dell'ova, le cose che ha raccolta differenziata. Fai questo, vi devo salutare, mi è arrivato il pe... Signora, glielo trovo il posto, glielo... che macchina c'ha? Una Giulietta? Do gliela metto sul balcone, una Giulietta. Io non ho parole per descrivere questo personaggio, veramente mi lasci sempre, guarda, senza parole, veramente, perché Alvaro sei insopportabile, sei. Io a questo punto, amici, vi do appuntamento alla prossima con Sogno Comico.